Ciao, sono Elisa, interior designer di diotti.com. Oggi vi voglio parlare di cucine, in particolare di cucine funzionali, ergonomiche e sempre in ordine. Vi voglio svelare 8 elementi indispensabili da prevedere in fase di progettazione. Perché è proprio in fase di progettazione che si determina la buona organizzazione della cucina. Si sceglie l'attrezzatura interna e la disposizione dei mobili. Vediamo insieme 8 elementi selezionati dai nostri interior designer. Barra porta utensili. Schienale con mensole, base con ripiani estraibili, colonna dispensa, terminale a giorno, organizer per cassetti, piano estraibile a scomparsa, cantinetta dei vini. Sono questi gli 8 elementi indispensabili in una cucina super organizzata. Una barra portautensili può far spazio a mestoli, grattugie, spatole, forbici e anche pelapatate. Su questi binari a muro si possono appendere anche ganci e sostegni per piccoli contenitori, oppure mensole per appoggiare un bicchiere o i barattoli di spezie. Tutto è appeso, a vista e a portata di mano. Perché si sa, quando si cucina, avere tutto sotto mano è un grande vantaggio. Senza contare che se i cassetti vicino al piano di lavoro sono pieni di utensili, alcuni devono essere necessariamente riposti in altri cassetti e cestoni, in posizioni magari ancora più scomode da raggiungere. Sfruttare la parete è un'ottima soluzione salva spazio. Per definire uno spazio cucina improntato sulla funzionalità e sull'ergonomia, la parete può essere accessoriata con un ampio schienale attrezzato con mensole e griglie. Mensole porta spezie o porta barattoli e griglie per bicchiere e calici di vino. L'utilità di questa soluzione è innegabile, ma è bene sceglierla solo se il piano cucina è abbastanza profondo, così da non rubare centimetri preziosi all'area di lavoro e agli elettrodomestici da bancone. Chi non ha mai svuotato un cestone della cucina in cerca di una padella che immancabilmente era l'ultima in basso sotto tutte le altre? Con un accessorio girevole e estraibile questo non succederà più. Aprite l'anta, tirate verso di voi i ripiani e voilà, i ripiani ruotano per facilitare l'accesso a tutto il contenuto. Questo è uno dei sistemi di apertura più utilizzati, ma esistono diversi meccanismi di ripiani rotanti o cestelli utili per sfruttare al meglio gli angoli. Capienti e pratiche. Le colonne dispensa sono mobili alti e stretti, attrezzati con griglie, ripiani e cestelli estraibili. Si aprono tirando verso di sé l'anta e permettono di accedere comodamente a tutti i ripiani e al loro contenuto. Si può controllare a colpo d'occhio tutte le scorte di cibo, evitando così sprechi e spese non necessarie. Sui ripiani intermedi si può riporre tutto quello che si usa con regolarità. In basso quello che si usa occasionalmente, in alto le confezioni chiuse e le scorte. Cucina open space. È questa l'ambientazione ideale per mobili cucina con terminale a giorno, ovvero con colonna finale della composizione aperta e con ripiani a vista. Questi ripiani si rivelano perfetti per organizzare i libri di ricette e tutti quegli oggetti che si usano spesso, ma anche per esporre piante decorative, vasetti, candele e cornici di foto. Il risultato finale è di grande effetto. Mantenere ordine nei cassetti e nei cestoni è più semplice se si hanno a disposizione organizer con accessori interni e divisori. È possibile organizzare il portaposate destinando uno scomparto a forchette, un altro ai coltelli e un altro ancora ai cucchiai. In tutti gli altri scomparti possono essere organizzati numerosi altri piccoli oggetti fondamentali in cucina che si vogliono sempre avere a portata di mano. C'è posto per tutto e tutto in ordine. Cucina piccola e spazio di lavoro ridotto? Un piano snack a scomparsa nascosto sotto il piano è la soluzione ideale per ricavare centimetri preziosi. È possibile utilizzare questo piano estraibile all'occorrenza per cucinare manicaretti o per un pasto veloce per 1 o 2 persone. Una soluzione scenografica di notevole praticità. Le cantinette portabottiglie da incasso sono utili per avere sempre sotto mano le bottiglie e mantenerle ad una temperatura adeguata, pronte per essere stappate. Possono essere inserite in una colonna o in una mezza colonna e sono disponibili in diverse dimensioni. I modelli in commercio hanno caratteristiche studiate per essere incassate nei mobili, compreso il sistema di aerazione progettato con apposite valvole per l'aria. Insomma, praticità, estetica e prestazioni elevate. Abbiamo visto 8 elementi utili per una cucina super organizzata. Se desiderate informazioni su questi elementi o consigli per progettare la vostra cucina da sogno, contattateci. A presto!